L'Auser e la SPCGL di Agrigento si associano alla battaglia del cartello sociale sulla grave situazione della sanità in provincia. Un esposto del Codacons di Agrigento presentato stamani alla Procura contro la mancata ordinanza di divieto di balneazione a San Leone da parte dell'amministrazione comunale. La Camera di Commercio interviene su Agrigento Capitale della Cultura, non faremo mancare il nostro sostegno, afferma il commissario Termine. Nuovi ritrovamenti archeologici a Selinunte e a Levanzo, la Regione premia le località costiere che si sono distinte per la pulizia del mare e per l'accoglienza ai disabili. A Favara continua la festa di San Giuseppe, a Real Monte parte il servizio di noleggio scooter e di e-bike, a Campobello di Licata si conclude il festival per il diritto a restare, un alto numero di uova di tartarughe si sono schiuse tra Menfi e Agrigento. Intervista al direttore generale Strano sull'arrivo del giocatore Marimoto, nel pomeriggio la presentazione della squadra al Seneto di Agrigento. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie di oggi. L'Auser, Associazione per l'Invecchiamento Attivo, e lo SPCGL di Agrigento, Sindacato Pensionati Italiani, si associano alla battaglia del cartello sociale sulla grave situazione della sanità pubblica in provincia. Il servizio. L'Auser, Associazione per l'Invecchiamento Attivo, e lo SPCGL di Agrigento, il Sindacato Pensionati Italiani, si associano alla battaglia del cartello sociale sulla grave situazione sulla sanità pubblica in provincia, e quanto affermano in questa nota stampa Francesco Cangemi, segretario della SPI, e Calogero Buculeri, presidente dell'Auser. Non è il primo grido di allarme, non sarà l'ultimo, che la popolazione agrigentina rivolge inascoltata all'ASPI di Agrigento. Qui vogliamo considerare solo tre casi di disagio e di mala sanità che vessano tutti coloro che si trovano nello stato di bisogno sanitario. È accaduto e accade. Un paziente ottantenne con frattura al femore rivoltasi all'ospedale di Agrigento viene trasferita ad altro ospedale, a Licata, perché nel reparto di ortopedia il lettino operatorio per questa tipologia di fratture è rotto da qualche mese. Secondo caso, nel distretto di Agrigento, per essere sottoposti a visita per l'accertamento di invalidità civile e disabilità si aspetta anche più di un anno. Terzo caso, liste di attesa infinite, anche più di un anno, per le visite specialistiche. Viene da sé che a pagare tra gli altri siano soprattutto i cittadini più fragili, soli e indigenti, anziani, disabili, immigrati. La risposta che danno ormai è aspettare, aspettare, aspettare. Ma aspettare cosa? Aspettare chi? Chiediamo ai dirigenti dell'ASP, per usufruire di un servizio che riguarda la salute, si può aspettare se un cittadino scopre di essere affetto da una grave patologia, ha bisogno di essere curato, deve aspettare. E il diritto alla salute, sancito dalla Carta Costituzionale, si può sospendere, si possono nell'attesa fare morire i cittadini. Noi diciamo che non vi è, non vi può essere giustificazione alcuna. Chi ha i compiti di governo, a qualsiasi livello, si deve assumere le proprie responsabilità. Questo quanto affermato dal segretario generale della SPCGL Cangemi e dal presidente dell'Auser Agrigento Calogero Bruccoleri. Un esposto è stato presentato stamani dal Codacons di Agrigento. Tramite il nostro ufficio legale abbiamo presentato un esposto alla Procura di Agrigento, afferma la nota stampa del Codacons. La mancata ordinanza di divieto temporaneo che il sindaco Miccichè avrebbe dovuto emanare già nella stessa mattinata del giorno 22, ultimo scorso, disponendo il divieto di balneazione temporaneo in relazione al fatto che, vista la fuoriuscita del liquame riservatosi in mare copiosamente, quel tratto di mare era chiaro che fosse inquinato. Considerando che turisti e residenti, afferma il Codacons, stanno facendo regolarmente il bagno senza nessun divieto, con grave rischio per la salute pubblica, con la salute dei cittadini non si scherza, afferma il Codacons di Agrigento. E Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio, interviene su Agrigento Capitale della Cultura 2025 affermando come favorire la produzione culturale per incentivare l'economia locale. Questo, a nostro avviso, deve essere uno degli obiettivi legati al riconoscimento che Agrigento ha ricevuto quale Capitale Italiana della Cultura 2025, afferma appunto il commissario straordinario Termine.
Giuseppe Termine, nella qualità di commissario straordinario della Camera di Commercio, interviene su Agrigento Capitale della Cultura 2025, affermando come favorire la produzione culturale per incentivare l'economia locale, questo a nostro avviso deve essere uno degli obiettivi legati al riconoscimento che Agrigento ha ricevuto quale Capitale della Cultura 2025. È un'occasione di importanza straordinaria, afferma il commissario Termine, per la città e per il territorio agrigentino, che consentirà di stabilire quanto la cultura abbia un impatto sull'economia locale in termini di investimenti, turismo, occupazione e valore aggiunto. L'impatto degli eventi culturali in un simile contesto non è da considerarsi soltanto in termini di erogazione di contributi, ma deve essere visto come un trampolino per l'economia locale attraverso piani di sviluppo culturali al fine di incidere positivamente sul valore aggiunto della comunità. Agrigento Capitale Italiana della Cultura, continua il commissario della Camera di Commercio Termini, deve costituire il catalizzatore per innescare collaborazione a tutto campo tra i protagonisti di questa celebrazione e tra le diverse realtà istituzionali e associative. La Camera di Commercio intende valorizzare la straordinaria vocazione della cultura d'impresa, del lavoro tipica del territorio, per far emergere in tutta la sua potenza evocatrice la nostra tradizione imprenditoriale, che dà ragione delle caratteristiche dell'attuale tessuto produttivo. In questa direzione la Camera di Commercio di Agrigento è pronta a fare la sua parte e sostenere quelle iniziative che si muovono nell'interesse di valorizzare il tessuto produttivo locale. Riteniamo pertanto, conclude il commissario Giuseppe Termini della Camera di Commercio, di avere titolo per coinvolgimento pieno nell'organizzazione della celebrazione del 2025 al fine di rappresentare le aspettative ambiziose che le imprese della nostra provincia nutrono rispetto a questo irripetibile appuntamento. Rinvenuta a Selinunte una testa di leone in marmo prezioso, intatta, in perfetto stato di conservazione, un'antica sima, ovvero l'estremità superiore del tetto di un tempio, trovata all'interno del parco di Selinunte dall'archeologo Albers durante le ricerche condotte dall'Università di Bochum e il servizio e le interviste. Una testa di leone in marmo prezioso, intatta, in perfetto stato di conservazione, un'antica sima, ovvero l'estremità superiore del tetto di un tempio, che è stata rinvenuta a Selinunte dall'archeologo Albers durante le ricerche condotte dall'Università di Bochum. La sima, appena scoperta, il cui restauro sarà avviato nei prossimi mesi a cantiere aperto con la collaborazione di esperti italiani e tedeschi, sarà esposta proprio domani, 26 agosto, all'Antiquariumo del Bagliofloro nel Parco Archeologico di Selinunte, un reperto archeologico imponente, alto circa 62 centimetri, per un peso di 250 kg. In passato erano state rinvenute alcune decorazioni molto grandi, di circa 70 centimetri, provenienti proprio dal tempio di Eracle ad Agrigento e dal tempio della Vittoria a Himera, realizzate in calcare locale di alta qualità, ma questa è sicuramente più preziosa, data la sua fattura in marmo importata dalle isole greche, forse da Paros. Questa è una, dopo me è una sima per un tempio, ma penso non in posizione per il tempio, in preparazione da fare a un tempio. Parte di questo è fatto a Paros, trasportano a qui e dopo è lavorato qui da finire. Assolutamente emozionale. Non ho visto un momento come questo, io penso è un momento in una vita. Ancora una volta il parco di Selinunte ci regala qualcosa di eccezionale. È stata trovata un'antica sima con testa di leone, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per la Sicilia. Un parco archeologico a cielo aperto. Siamo felicissimi e continueremo a lavorare perché siamo convinti che questo sito ci può donare ancora delle bellezze rare. La scoperta di questa sima qui a Selinunte, per le dimensioni e per la qualità dell'opera, apre nuovi scenari possibili qui a Selinunte, perché adesso gli archeologi dovranno capire a quale tempio era destinato, perché è chiaramente un tempio molto grande, una delle più grandi che sono mai state scoperte. L'ultima fu trovata simile a questa 100 anni fa a Himera. E quindi è per noi, fra l'altro, una sima in marmo e non come normalmente erano in tufo, apre scenari veramente
diversi da quelli che possiamo. Per noi è un grande pezzo, che è forse uno dei più significativi, anche più belli, che andremo a esporre nel museo qui a Selinunte. Aspettiamoci di trovare anche altre cose. Questo sito dove è stato trovato sta dando veramente grandi ritrovamenti. La Regione Siciliana conferisce un premio in denaro alle località costiere della Sicilia che lo scorso anno hanno ricevuto il riconoscimento internazionale di bandiera blu da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale, di bandiera verde da parte dei pediatri italiani e di bandiera lilla da parte dell'omonima cooperativa che individua i premi comuni che prestano una particolare attenzione alle persone con disabilità. Per la nostra provincia, unico premiato è il comune di Menfi, ricevendo 11.603,28 euro. La Regione Siciliana conferisce un premio in denaro alle località costiere della Sicilia che lo scorso anno hanno ricevuto il riconoscimento internazionale di bandiera blu da parte della Fondazione per l'Educazione Ambientale, cosiddetta FEA, di bandiera verde da parte dei pediatri italiani e di bandiera lilla da parte dell'omonima cooperativa che individua premi comuni che prestano particolare attenzione alle persone con disabilità. Si tratta complessivamente di 350.000 euro che sono stati assegnati con decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina e dell'assessore regionale all'economia Marco Falcone, tenuto conto del numero dei comuni beneficiari e della loro densità demografica. Ulteriori 63.000 euro sono andati a 3 comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di comuni plastic free da parte dell'omonima Onlus nazionale, un riconoscimento in denaro, precisa l'assessore Messina, che vuole essere un segno tangibile dell'attenzione del governo regionale alle buone pratiche adottate dai comuni. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di premiare le amministrazioni virtuose, stimolare anche altri comuni e attivare iniziative capaci di salvaguardare l'ambiente costiero, migliorare la qualità del territorio e dei servizi e promuovere il turismo, premiare gli enti locali che sotto diversi punti di vista hanno saputo investire sulla difesa dell'ambiente e sulla fruizione del proprio patrimonio naturale con mare e spiagge, aggiunge l'assessore Falcone. È una scelta che rafforza il legame sinergico e costante che deve esserci tra la regione e i comuni. Del dialogo proficuo tra i livelli di governo si azionano buone prassi che possono sempre più diffondersi sul territorio. Le risorse assegnate, previste dalla legge di stabilità regionale 2023-2025, sono destinate all'attivazione e al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza, promozione territoriale e turistica. Gli 11 comuni riconosciuti come località bandiera blu ricadono nelle province di Agrigento, Messina e Ragusa. A questi sono stati assegnati 200.000 euro, così ripartiti. Per la provincia di Agrigento, unico premiato è il comune di Menfi, che ha ottenuto 11.603,28 euro, quindi la provincia di Messina, la provincia di Ragusa con 13.006,09 euro. Nuovi ritrovamenti archeologici sono stati reperiti nel mare di Levanzo, in provincia di Trapani, sito della battaglia dell'Egadi. La campagna di ricerca si sta svolgendo in questi giorni, ha consentito il recupero di 2 rossi in bronzo denominati Egadi 26 e Egadi 27 e sono stati individuati su un fondale di circa 80 metri, recuperati con l'ausilio della nave di ricerca Hercules. Nuovi ritrovamenti archeologici nel mare di Levanzo, in provincia di Trapani, il sito della battaglia dell'Egadi. La campagna ricerca che si sta svolgendo in questi giorni ha consentito il recupero di 2 rossi in bronzo denominati Egadi 26 ed Egadi 27. Sono stati individuali su un fondale di circa 80 metri e recuperati con l'ausilio della nave di ricerca Hercules, che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, individuazione e recupero di numerosi reperti riguardanti l'importante episodio storico del III secolo a.C. In particolare, in quest'ultima campagna i subacquei hanno recuperato 15 elmi del tipo Montefortino, 20 paragnatidi, le protezioni per le guance e il viso dei soldati a corredo degli elmi, una spada, un centinaio di monete di bronzo e, per la prima volta in oltre 20 anni di ricerche, 7 monete in argento. Tutti i reperti che sono stati trasferiti presso il laboratorio di primo intervento e allestito presso l'ex stabilimento Florio di Favignana e che sono già al vaglio degli archeologi della Sovrintendenza del Mare.
Le attività di ricerca nel tratto di mare tra Levanzo e Favignana sono condotte da un team formato dalla Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, dalla statunitense RPM, dalla SDS. I fondali dell'Egadi, dice l'assessore Beni Culturali Scarpinato, si confermano ancora una volta uno scrigno prezioso di informazioni per comprendere lo scontro navale tra romani e cartaginesi. La scoperta fu di Sebastiano Tusa, continua ancora a ricevere oggi sempre più importanti, avvalorando l'istituzione dell'archeologo prematuramente scomparso nel 2019, che aveva consentito l'individuazione del teatro della battaglia che sancì il dominio dei romani sul Mediterraneo. Sono 24 i rossi ritrovati a partire dai primi anni del 2000, che sono armi di distruzione che, applicate sulla prua delle navi di guerra, consentivano lo speronamento delle navi nemiche e il conseguente affondamento. Continua la festa di San Giuseppe a Favara in attesa del gran finale con l'artista Anna Tatangelo, previsto per il prossimo 28 agosto. Ce ne riferisce meglio il collega di Favara, Giuseppe Moscato. L'allegria e il travolgente sound del rock and roll, dello swing e del rhythm and blues hanno fatto da colonna sonora nella serata di ieri alla festa di San Giuseppe, che da domenica scorsa sta animando Favara e che avrà il suo clou lunedì prossimo 28 agosto con il tanto atteso concerto di Anna Tatangelo. Sul palco allestito in piazza Cavour, che per l'occasione è stata addobbata a festa con le luccicanti luminarie, si sono esibiti gli Jumping Up, band che ha partecipato qualche anno fa alla finalissima della trasmissione Tu sì che vales, ritmi che hanno coinvolto la piazza con un repertorio italiano ed americano degli anni 40 e 50, con brani di Renato Carosone, Freddy Buscaglione, Luis Prima, Luis Jordan, ovvero il meglio dello swing, del rhythm and blues e del rock and roll. Nel pomeriggio c'è stata la tradizionale processione nei quartieri di Favara del simulacro del santo, con le tradizionali minestre di San Giuseppe, quest'anno partecipatissime da centinaia di persone provenienti anche dai paesi vicini, che arrivano a Favara sia per l'aspetto religioso della venerazione di San Giuseppe, ma anche per gustare la particolare minestra preparata come ex voto per grazia ricevuta. Oggi spazio ad un'altra antica tradizione, ovvero la raccolta delle offerte, che in antichità voleva dire soprattutto frumento, fatta con i cavalli bardati a festa che girano per i quartieri della città a raccogliere appunto le offerte dei favaresi, che contribuiscono così alla spesa della festa. Serata dedicata ancora alla musica, con una riunione di gruppi locali in voga negli anni 70 e 80. Sabato invece, Palladium Story, non stop music, con i ragazzi di Lia Minio, che hanno partecipato ai programmi televisivi Io canto e ti lascio una canzone. I festeggiamenti di San Giuseppe si chiuderanno lunedì 28 in piazza Cavour con il concerto di Anna Tatangelo. Al via Real Monte il servizio di noleggio scooter elettrici e di e-bike, guide naturalistiche locali e mappatura siti da visitare, grazie a un protocollo d'intesa siglato con un'azienda specializzata nel settore da parte del sindaco di Real Monte Lattuca. Al via Real Monte il servizio di noleggio scooter elettrici e di e-bike, guide naturalistiche locali e mappatura siti da visitare, grazie a un protocollo d'intesa siglato dall'amministrazione realmontina rappresentata da Sabrina Lattuca e un'azienda specializzata del settore.
Il percorso della bellezza continua e finalmente arriva un ulteriore servizio che ci dice che Real Monte, città della Scala dei Turchi, è anche green, un servizio che è frutto di una manifestazione di interesse e affidato alla Moviti SRLS. E cosa si vuole fare? Si vuole dimostrare che Real Monte non è solo un bellissimo territorio che ospita un meraviglioso monumento naturalistico candidato a diventare bene UNESCO, ma è anche servizio. E viaggiare a doppio binario: da un lato promuovere il territorio in modalità ecosostenibile appunto, e dall'altro è fare sì che cresca l'indotto socio-economico del territorio. I turisti avranno la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio provinciale, partendo appunto dal Real Monte, trovando una postazione dove verranno messe a disposizione questi motorini elettrici, totalmente elettrici, anche delle biciclette. Da lì un viaggio esperienziale, un viaggio verso la bellezza, un viaggio in un territorio magico e unico che è Real Monte, città della Scala dei Turchi. Si tratta di un accordo tra il comune di Real Monte e l'azienda Moviti che rappresento, che si è aggiudicato questa manifestazione di interesse, quindi si è aggiudicato questo appalto per quanto riguarda la mobilità ecosostenibile. Ci occuperemo di portare dei mezzi brandizzati che promuovono il territorio di Real Monte e che aiutino a sensibilizzare appunto questo turismo incontra le esigenze appunto di ecosostenibilità, perché i nostri mezzi sono mezzi 100% elettrici, quindi green, non inquinano, e delle bike up della tassistita. E si è concluso ieri a Campobello di Licata il festival, durato 2 giorni, Questa è terra mia e la difendo per il diritto a restare, organizzata dall'associazione Come Bene Si Conta, che si ispira al blog del giovane casaro Giuseppe Gatti, che scelse di restare nella sua terra e che perse la vita per un incidente sul lavoro. Il servizio della collega Danila Bonsangue. Ci troviamo a Campobello di Licata, è in corso il festival Questa è la mia terra e io la difendo. Con noi uno degli organizzatori, Calogero Patti. Ricordiamo l'importanza di questo evento. Giovani che dicono: non vogliamo andare via dalla Sicilia. Non vogliamo andare via, vogliamo rimanere e soprattutto vogliamo il diritto a restare. Vogliamo le stesse possibilità che altre comunità hanno nel territorio italiano. Sia chiaro, non siamo contro l'andare via, anzi, andare via è una cosa bellissima, perché c'è commistione di idee, conoscenze, soprattutto incontro di nuove culture, ma deve essere, come è bello andare via, deve essere altrettanto bello poter rimanere, avere le stesse possibilità soprattutto di ritorno. Ecco, noi oggi lottiamo per questo, lottiamo per il nostro diritto a restare, perché è importante, perché ci crediamo, perché è un problema intergenerazionale, non è solo un problema dei giovani, è un problema di tutte le generazioni siciliane e di tutto il territorio italiano. Ricordiamo a chi è dedicato questo festival. Sì, il festival è dedicato a Giuseppe Gatti. Giuseppe ha iniziato questa battaglia prima di noi, purtroppo giovanissimo, per un incidente sul lavoro. Proprio perché non ci sono le stesse possibilità in questo territorio è venuto a mancare. Ma Giuseppe lottava per questo principio. Anni fa aprì un blog, quando ancora appunto non si sapeva cos'erano, chiamandolo La mia terra la difendo, e iniziò a parlare proprio di diritto a restare. Ed è proprio per questo che all'indomani del festival apriremo il centro studi Giuseppe Gatti alla sua memoria e lotteremo e lavoreremo proprio per tutti i giovani e tutti i cittadini italiani. Ma Giuseppe è morto lavorando fuori, è andato via da Campobello. Giuseppe è andato via, ma poi ha deciso di tornare, rimanendo in Sicilia, lavorando come caseario e pastore con l'azienda di suo padre. Lui è una storia meravigliosa, perché è una delle storie di ritorno, che purtroppo non ha avuto un lieto fine, ma anzi un finale tragico. Ma da questo noi traiamo insegnamento e sicuramente lotteremo ancora in suo nome. Ieri 23 agosto c'è stato un momento importante, 200 giovani provenienti da ogni parte della Sicilia, ci sono stati diversi incontri con diversi personaggi, diciamolo a chi ci ascolta, chi era presente? Nella giornata del 23 erano presenti più di 200 ragazzi seduti ai tavoli, ma soprattutto abbiamo avuto molte persone come uditori tra gli spalti, circa 400 persone. All'interno di questi tavoli hanno lavorato per scrivere materialmente il manifesto per il diritto a restare. Questo manifesto
all'indomani del festival sarà consegnato a tutti i comuni della Sicilia, e faccio un appello a tutti i sindaci che ci stanno ascoltando. Questo è un momento storico e questo manifesto deve essere accolto da tutte le istituzioni. Abbiamo lavorato e lo porteremo anche materialmente in mano a tutte le istituzioni per parlare di questo problema, perché la lotta non è solo di Campobello di Licata, non è solo della Sicilia, come le dicevo è una lotta nazionale. Questo manifesto, come dicevo, sarà dato a tutte le istituzioni, è stato discusso con rappresentanti del CGL, imprenditori di successo, c'era ad esempio Paolo Di Donni, ci sono stati tanti esponenti di livello che hanno raccontato le loro storie di successo, e insieme a queste persone, ascoltando queste storie, abbiamo scritto questo manifesto. Questa sera 24 agosto invece concerto in piazza 20 settembre, ma anche questo concerto è significativo. Oggi è la giornata del celebrare, se ieri giorno 23 era la giornata del costruire, oggi è la giornata del celebrare, oggi noi celebriamo questo momento e lo facciamo qui in questa piazza, non casualmente, perché proprio in questa piazza, di fronte a questa chiesa, si sono svolti i funerali di Giuseppe Gatti, funerali in cui c'erano migliaia di persone ed era un giorno pieno di colori. Io adesso non posso raccontarlo perché mi emoziono, però è un momento importante anche per questo. Qui si è da qui che deve partire la lotta per il diritto a restare. Tu dove vivi? Qui a Campobello? Assolutamente sì. E che lavoro fai? Io sono, come diciamo un tratto distintivo della mia generazione, sono un precario, lavoro all'ospedale di Canicattì, sono anche un imprenditore e sono l'assessore uscente del comune di Campobello di Licata, perché non so se ha saputo, sì, ma sì, abbiamo vissuto una pagina triste della giustizia e della situazione triste che stiamo vivendo. Purtroppo qui siamo tutti che lavoriamo, che annaspiamo per guadagnare qualcosa. Sì. Pensi che finalmente qualcosa potrà cambiare? Perché, come hai detto prima, non solo i giovani ma anche i meno giovani abbiamo difficoltà ad andare avanti, a portare avanti le nostre famiglie. Io raffiguro sempre questa situazione come una storia che mi lega molto a mio nonno paterno. Un giorno io volevo piantare un albero di pistacchio. L'albero di pistacchio per fare frutto ci mette tempo, e allora io, scoraggiato, dissi: nonno, ma non ha senso piantarlo. Mio nonno disse: qualcuno deve piantarlo. Ecco, noi oggi stiamo piantando un seme. Sicuramente la situazione non si migliorerà domani, neanche dopodomani, neanche fra un anno, ma da qui a 5, 6, 10 anni il mondo deve cambiare. Siamo qui proprio per lottare per questo. A Menfi si chiudono le uova e nascono le prime tartarughe marine del 2023, mentre ad Agrigento ne sono nate ben 98. Una stagione ricchissima, quella di quest'anno, che ha visto solo in Sicilia quasi 130 nidificazioni segnalate di caretta a caretta, di cui una decina nelle coste dell'Agrigentino. A detta di Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, operatore volontario del progetto Tartarughe WWF autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e il Servizio. Nuovi ritrovamenti archeologici nel mare di Levanzo in provincia di Trapani, il sito della Battaglia dell'Egati, la campagna ricerca che si sta svolgendo in questi giorni ha consentito il recupero di due rossi in bronzo denominati Egati 26 ed Egati 27. Sono stati individuati su un fondale di circa 80 metri e recuperati con l'ausilio della nave di ricerca Hercules, che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l'individuazione e il recupero di numerosi reperti riguardanti l'importante episodio storico del III secolo a.C. In particolare, in quest'ultima campagna i subacquei hanno recuperato 15 elmi del tipo Montefortino, 20 paragnatidi, le protezioni per le guance e il viso dei soldati a corredo degli elmi, una spada, un centinaio di monete di bronzo e, per la prima volta in oltre 20 anni di ricerche, 7 monete in argento. Tutti i reperti che sono stati trasferiti presso il laboratorio di primo intervento e allestito presso l'ex stabilimento Flore di Favignana e che sono già al vaglio degli archeologi della Sovrintendenza del Mare. Le attività di ricerca nel tratto di mare tra Levanzo e Favignana sono condotte da un team formato dalla Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, dalla statunitense RPM, dalla SDS. I fondali dell'Egati, dice l'assessore Beni Culturali Scarpinato, si confermano ancora una volta uno scrigno prezioso di informazioni per comprendere lo scontro navale tra romani
e cartaginesi. La scoperta fu di Sebastiano Tusa, continua ancora a ricevere oggi sempre più importanti, avvalorando l'istituzione dell'archeologo prematuramente scomparso nel 2019, che aveva consentito l'individuazione del teatro della battaglia che sancì il dominio dei Romani sul Mediterraneo. Sono 24 i rossi ritrovati a partire dai primi anni del 2000, che sono armi di distruzione che, applicate sulla prua delle navi di guerra, consentivano lo speronamento delle navi nemiche e il conseguente affondamento. In alla regia per gli spot pubblicitari. Passiamo ora allo sport, sentiamo il direttore generale dell'Acragas, Graziano Strano, sull'arrivo del noto calciatore Morimoto, un sogno che diventa realtà per la squadra agrigentina. Intanto, oggi pomeriggio alle ore 18:30, la presentazione della squadra allo stadio Esseneto di Agrigento. Direttore, finalmente Morimoto è un sogno che diventa realtà in casa Acragas. È un sogno che io ho sempre dichiarato, ne sapevo le giuste direttive, perché come avevo detto prima, due settimane fa, il buon padron Deni è entrato a gamba tesa, come ho detto bene due settimane fa, ed siamo riusciti a sbloccare la pratica di Morimoto. È stato veramente pesante. Ringrazio il presidente e tutto l'entourage dell'Acragas Calcio, ci abbiamo creduto e oggi finalmente lo vediamo allenarsi con noi. Come sta Morimoto? Quando lo vedremo in campo? In questo momento il ragazzo naturalmente ha fatto una traversata molto importante, però l'abnegazione e lo spirito di sacrificio di quest'uomo, nonché professionista, lo stiamo vedendo che è in campo, che sta correndo con i suoi compagni. Naturalmente è sfiancato, però cerchiamo di recuperarlo fisicamente, ha un mese di inattività perché l'ultima volta che ha fatto una partita è la Coppa d'Asia, però sostanzialmente sta bene, quindi al più presto cerchiamo di recuperarlo per integrarlo totalmente nella rosa. Che operazione è Morimoto? È un'operazione innanzitutto del calciatore, perché non dimentichiamoci che qualcuno, qualche simpaticone ha detto Morimoto di qua, Morimoto di là. Morimoto è un ragazzo dell'86, quindi non stiamo parlando di un Matusalem. È poi un calciatore importante per una categoria come la Serie D. È un'operazione anche mediatica, tant'è che oggi Agrigento ha una mediaticità importante a livello internazionale, non dico solo nazionale. E poi abbiamo preso un calciatore che, se riesce a dare quello che sa dare, faremo delle belle conclusioni a fine anno. Cosa può dare Morimoto a quest'Acragas e cosa vi aspettate da lui? Ci aspettiamo che riesca a fare quello che sa fare e cosa può dare all'Acragas. Il contributo come lo daranno tutti quanti, quindi è un gruppo omogeneo e lui si è integrato bene, perché conosce benissimo Gianluca Litteri, conosce benissimo Giama, conosce bene me, quindi il ragazzo si sente a casa. Oggi è stato accolto bene da tutti i suoi compagni, anche al ristorante il nostro carissimo Baldo Veneziano ha fatto uno show, quindi è arrivato a casa, lui si sente a casa, quindi speriamo che al più presto anche fisicamente sia totalmente a disposizione dell'Acragas. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.